Edizione flash del TG di Casale Monferrato, un benvenuto ai nostri ascoltatori. Partiamo dalla cronaca. Visibilmente ubriaco ha cercato di portare via degli alcolici dal supermercato Mercato di Casale Monferrato in via 20 settembre. Protagonista un cittadino albanese di 34 anni denunciato dopo che pur di portarsi a casa le bottiglie aveva mostrato un taglierino alla cassiera. A bloccarlo è intervenuto un agente della polizia penitenziaria del carcere Cantiello e Gaeta fuori servizio in quel momento. Il 34enne ha però reagito spingendo il poliziotto contro gli scaffali, una reazione che non ha impedito l'agente e ai carabinieri di Casale, intervenuti sul posto, di fermarlo. L'uomo deve ora rispondere di tentata rapina, minacce, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ladri in azione in città, i danni di aziende e attività produttive. Nei giorni scorsi alcuni malviventi hanno preso di mira diverse aziende della zona industriale, oltre ad un'agenzia di assicurazione nel centro storico. In tutti i casi i danni provocati sono risultati di gran lunga superiori all'ammontare del bottino. Accolto dal TAR del Piemonte il ricorso presentato dalla Sodexo sull'appalto delle mense scolastiche cittadine. La ditta aveva impugnato la determina dirigenziale del comune contenente l'affidamento dell'appalto ad Elior Ristorazione SPA. Quest'ultima farà ricorso al Consiglio di Stato. Il comune intanto resta in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza. Arriva in Cassazione la querela tra il Comune di Casale e l'Istituto Sacro Cuore. Il tutto era nato nel 2015 con una notifica all'Istituto Salesiano da parte del Comune per infedele denuncia dell'ICI relativa all'anno 2010 pari a 34.243 euro. L'istituto religioso aveva fatto appello alla Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso. Ora, con una delibera di giunta, visto il parere della civica avvocatura, Palazzo San Giorgio ha deciso il ricorso in Cassazione contro quella famosa sentenza. Arriva il nuovo piano scolastico provinciale e porta con sé l'assegnazione alle Ardi di Casale del liceo artistico ad indirizzo audiovisivo multimediale. La richiesta di attivazione arriva dalla regione Piemonte, la provincia ha invece avanzato la richiesta di attivazione del corso di logistica per l'Istituto Sobrero. Il Balbo rilancia dopo la decisione della provincia di Alessandria di assegnare il liceo artistico con indirizzo audiovisivo multimediale alle Ardi. Il dirigente scolastico dell'istituto Riccardo Calvo annuncia che a settembre dell'anno prossimo partirà il liceo della comunicazione come sviluppo dell'economico-sociale e sarà inoltre ospitato il corso di formazione della scuola di economia civile SEC, aperto a tutti i docenti del territorio e anche alla cittadinanza. Rammarico inevitabile conseguente alla decisione della provincia, visto che il Balbo chiedeva l'indirizzo audiovisivo multimediale da un decennio e se l'era sempre visto negare. Presentata la lista Uniti per la provincia di Alessandria di area centrosinistra, comprendente esponenti di Partito Democratico e Liberi Uguali, che si presenterà per le elezioni di secondo grado del 31 ottobre prossimo per il rinnovo del Consiglio provinciale. Diversi Monferrini in lista: Emanuele De Maria, Giuseppe Iurato, Chiara Longo, Luca Servato e Corrado Tagliabue. Un carnet di viaggio sulle colline attorno a Casale negli anni tra le due guerre, quando i crinali del Monferrato erano percorsi da lunghe teleferiche che trasportavano a valle le marne per la produzione del cemento. Sulle colline alte torri segnavano l'ingresso ai pozzi di estrazione e lunghi convogli di piccoli treni scendevano agli opifici. Gli acquerelli originali dell'illustratore naturalista Lorenzo Dotti, inseriti nel secondo volume della collana Carnet del Monferrato, si potranno ammirare domenica 21 ottobre alle 16.30 nelle sale del secondo piano del Castello di Casale, dove verrà inaugurata la mostra d'ingresso gratuito Tracce di cemento, archeologia industriale in Monferrato. L'esposizione sarà visitabile fino al 2 dicembre, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Siamo allo sport, è il 27enne Emanuele Testardi, il nuovo attaccante del Casale Football Club. Testardi vanta trascorsi prestigiosi e anche 5 presenze in Serie A, di cui una celebre. Da tifoso laziale nel 2010 a 20 anni giocò con la Sampdoria di Cassano e Pazzini e, battendo la Roma di mister Ranieri all'Olimpico, negò lo scudetto ai giallorossi.